Sun Tzu, l'arte della guerra. Il più influente testo di strategia del mondo. L'arte della guerra di Sun Tzu è certamente uno dei più importanti libri di automiglioramento in assoluto. È stato scritto nel 500 a.C. circa e raccoglie un insieme di regole che furono scritte per i reggenti e i generali dell'epoca. In realtà, il valore di Sun Tzu va ben oltre e l'importanza di questi famosissimi consigli è riconducibile anche e soprattutto allo sviluppo personale e al management. Non è un caso che questo importante trattato venga studiato in molte università americane e accademie militari. L'arte della guerra è un vero e proprio trattato di saggezza e chi lo saprà cogliere potrà trovare un aiuto valido per affrontare qualsiasi sfida della vita con grande consapevolezza, razionalità e naturalmente con cuore. Valutazione. La guerra è di enorme importanza per lo Stato. È combattendo che si sancisce se una nazione vivrà o soccomberà. Sul campo di battaglia si stabilisce la sua salvezza o la sua distruzione. Per questo è importantissimo analizzarla a fondo e valutarne perciò le caratteristiche principali, studiandole secondo i 7 criteri di valutazione. Solo così potrai mettere a punto la tua strategia. La prima delle caratteristiche principali è il Tao. La seconda è il clima. La terza è il territorio. La quarta è il comando. La quinta è la dottrina. Secondo Sun Tzu, il termine Tao sta per via diretta. Con questo termine fa riferimento alla forza interiore, alla reputazione e all'etica del governo, e soprattutto a quella di un sovrano. Quando parlo di Tao, mi riferisco a tutto quello che promuove armonia tra il popolo e i suoi capi, per la vita e per la morte, affrontando anche le massime avversità. Clima per me sta a significare l'insieme degli effetti delle forze naturali, il gelo in inverno, il caldo in estate e l'opportunità di essere operativi in armonia con le stagioni. Terreno per me è la distanza, le caratteristiche di un territorio, le sue dimensioni, le sue possibilità di riparo, oppure le insidie, se ampio o ristretto, e l'eventualità di sopravvivenza o di morte che presenta. Quando parlo di comando, mi riferisco alle virtù di saggezza, onestà, di altruismo, di valore e di rigorosità del generale. Col termine dottrina militare, intendo la pianificazione e la gestione, l'investitura di ufficiali all'altezza del grado, cioè la gerarchia, e la gestione di tutto quello che è indispensabile a un esercito, ossia la logistica. Non esiste un generale che ignora le 5 caratteristiche principali. Chi le fa sue, vince. Chi non le considera, soccomberà. Quindi, prima di affrontare qualsiasi missione, analizza queste caratteristiche, valutandole con attenzione. Puoi fare un'analisi della situazione rispondendo con precisione a queste domande. Quale regnante possiede il maggiore Tao? Quale comandante è più capace? Quale esercito è favorito dagli elementi naturali e dal terreno? Quale esercito è più qualificato ed efficiente? Quali sono le milizie più forti? Quale esercito ha gli ufficiali e i soldati più preparati? In quale esercito si punisce e si premia con più saggezza? Conoscendo tutto questo, riuscirai a stabilire la fazione che sarà vincente e quella che soccomberà. Assicurati le prestazioni di un generale che sia in grado di operare secondo i concetti strategici che suggerisco, perché costui è vincente.
Allo stesso modo deponi il generale che non si adegua. Sarà sicuramente sconfitto. Dopo aver preso in esame lo stato delle cose, per evidenziare i vantaggi, il generale deve fare in modo di far accadere tutto quello che favorirà la realizzazione dei suoi obiettivi, allineando i reggimenti secondo la miglior logica. Quando dico far accadere, intendo dire che costui deve mettersi all'opera con rapidità, in base a ciò che è più conveniente, e prendere il comando dell'operazione militare nel suo insieme, predisponendo le corrette azioni tattiche. In ogni battaglia, lo stratagemma è di vitale importanza. Perciò se sei esperto, fingi inesperienza. Se sei efficiente, fingi inerzia. Se hai deciso di prendere d'assalto una zona vicina, fai in modo che il tuo nemico pensi che tu ti stia preparando per una lunga marcia. Se vuoi assediare un territorio lontano, fingi di essere già giunto al sito che ti eri prefisso. Mostra al nemico un'illusione che lo attragga. Simula disorganizzazione fra le tue truppe e poi colpiscilo. Quando ti accorgi che il tuo nemico è pronto, predisponiti per affrontarlo, ma scansa le sue insidie che sai che potrebbero metterti in difficoltà. Provoca il suo generale e disorientalo. Fingi inadeguatezza e lascia che ostenti la sua boria. Tienilo in una tensione costante e laceralo. Quando il nemico è unito, dividilo. Per creare divisioni interne, non puoi ignorare l'arte di provocare questi cinque tipi di dissidi. Discordie tra i cittadini nelle città e nei villaggi. Dissensi con gli altri paesi. Contrasti all'interno. Dispute che abbiano come conseguenza la condanna a morte. Dissensi le cui conseguenze sono i premi e le ricompense. Questi cinque tipi di dissidi sono come gli affluenti di uno stesso fiume. Per discordie nelle città e nei villaggi, intendo tutto ciò che è funzionale al distacco della fazione che ci è avversa, degli abitanti sotto il suo dominio, in modo che diventino nostri alleati e quindi utili in caso di necessità. Definisco dissenso con gli altri paesi quello che ci permette di servirci in modo favorevole degli ufficiali che dipendono dall'esercito nemico. Per contrasti all'interno, intendo quelli che mettono a nostro profitto la mancanza di accordo che può esserci tra gli alleati, tra i diversi corpi militari, o tra gli ufficiali che servono nell'esercito nemico. Le dispute che abbiano come conseguenza la condanna a morte sono tutto ciò con cui proviamo, attraverso subdole maldicenze, a gettare discrediti e sospetti, fino al punto di riuscire a far processare, nel tribunale del sovrano nemico, i suoi stessi generali. Il dissenso che abbia come conseguenza un premio è quello che si riesce ad ottenere dispensando laute ricompense a tutti quelli che hanno smesso di servire il loro legittimo padrone per passare dalla nostra parte, sia per essere nostro alleato in battaglia, sia per fornirci supporto d'altro tipo, non meno importante. Aggredisci il nemico dove non è protetto. Fai irruzioni quando non se l'aspetta. Sono queste le chiavi strategiche della vittoria. La loro importanza è indiscutibile. Non svelare a nessuno la tua formazione e tantomeno la strategia che intendi adottare. Perciò, se le considerazioni fatte dal Consiglio dei Saggi prima dell'inizio della guerra indicano vittoria, vorrà dire che l'analisi ha dimostrato che la propria forza è superiore a quella del nemico. Se invece indicano sconfitta, vorrà dire che abbiamo meno possibilità rispetto al nemico. Solo esaminando ogni aspetto con precisione si può vincere. Con le cattive valutazioni si perde. Sono veramente poche le possibilità di vincere se non ci si prepara adeguatamente. Con i principi che ho elencato, io esamino la situazione. Il risultato, allora, si definisce da solo.
Preparazione. Di solito per affrontare una guerra sono necessari un migliaio di carri da guerra veloci, trainati da 4 cavalli, 1000 carri da trasporto coperti e 100.000 soldati. Quando i vettovagliamenti vengono trasportati per un migliaio di lì, le spese in patria e sul campo di battaglia, i compensi per il sostentamento di consiglieri e ospiti, il costo dei materiali come la colla e la lacca, quello dei carri e degli armamenti, arrivano ai 1000 pezzi d'oro al giorno. Se ne sei provvisto, puoi arruolare 100.000 soldati. Il li è l'unità di misura utilizzata nell'antica Cina ed è pari a circa 360 metri. 1000 li equivalgono a 360 chilometri. Quello che rende importante la guerra è la vittoria. Quando i tempi si allungano, le armi si usurano e il morale cala. Quando le milizie attaccano per un tempo troppo lungo le città, le loro forze si esauriscono in fretta. Allo stesso modo, quando l'esercito nemico affronta una guerra eccessivamente lunga, le risorse dello Stato non basteranno più. Con le armi usurate, il coraggio e il vigore terminati, il denaro finito, i nemici potranno avvantaggiarsi della tua situazione e potrebbero attaccarti. Anche se i tuoi consiglieri sono onesti, non riusciranno a rivoltare la situazione a tuo favore. Ho assistito a troppe guerre lampo gestite malamente e non mi è mai arrivata notizia di una guerra condotta bene che si è protratta per lungo tempo. Non è mai esistita una guerra che si prolungasse per lungo tempo che abbia portato benefici ad un paese. Chi non ha provato profondamente i mali di una guerra non riuscirà mai a comprendere correttamente i benefici che se ne possono trarre. Al generale esperto non servono nuovi arruolamenti e neanche un secondo invio di approvvigionamenti. Lui si equipaggia in patria, ma si approvviziona a spese del nemico. In questo modo le truppe avranno sempre cibo. Trasportare per lunghi tratti i rifornimenti indispensabili alle attività militari impoverisce gli stati. Trasporta lontano carri, viveri e armi e condurrai il popolo in miseria. Dove un esercito è presente, i prezzi salgono. Dove i prezzi salgono, la prosperità del popolo diminuisce. E quando non ci sarà più ricchezza, i contadini non riusciranno a far fronte alla pressione fiscale. Se le riserve sono in crisi, lo Stato aumenta le tasse. Ricchezze ed energie svaniscono e il paese arriverà allo stremo. I contadini perderanno i 7 decimi dei guadagni e il governo i 6 decimi delle entrate. I costi del governo per aggiustare o cambiare i carri da guerra rovinati, rimettere in sesto i cavalli sfiancati, sostituire le armature, gli elmi, le frecce, le balestre, le lance, gli scudi e le corazze, gli animali da tiro e i carri da trasporto, corrispondono al 60% del totale. Quindi, un generale competente e accorto cercherà di fare di tutto perché le sue truppe consumino cibo sottratto al nemico, perché un carico di vettovaglie rubate agli avversari ne vale 20 dei propri. Un cesto di fieno nemico ne vale 100 dei propri. Commento di Cao Cao, generale cinese vissuto tra il 155 e il 200 d.C. Per trasportare si consuma 20 volte il trasportato. Affronta il nemico con impeto, depredalo dei suoi beni e spartiscili con i commilitoni come giusta ricompensa. Così quando durante la battaglia di carri vengono catturati carri nemici, dai un premio adeguato al primo dei tuoi che ne cattura 10. Al posto delle bandiere e degli stendardi nemici, issa i tuoi. Metti i carri catturati fra i tuoi e usali per i tuoi bisogni. Sii giusto con i prigionieri, non far mancare loro quello di cui hanno bisogno. Questo vuol dire vincere la battaglia e diventare più potenti. Il fine ultimo della guerra è la vittoria, non le battaglie prolungate. Ecco perché un generale che conosce l'arte della guerra diventa arbitro del destino del suo popolo
e di quello del suo stato. L'attacco. In guerra conviene impossessarsi di uno stato integro. Devastarlo significa ottenere un risultato minore. Allo stesso modo, far prigioniero un esercito nemico intatto è molto meglio che sterminarlo. Meglio catturare una divisione intatta che distruggerla. Meglio catturare un battaglione intatto che distruggerlo. Meglio catturare una compagnia intatta che distruggerla. Questo è il principio fondamentale dell'arte della guerra. Riuscire a vincere 100 volte su 100 battaglie non è il massimo dell'abilità. Ottenere la supremazia sul nemico senza dover combattere, quello è il trionfo massimo. Il generale esperto aggredisce la strategia del meno esperto. Questa è la prima cosa da fare. La seconda è spezzare le alleanze del nemico. La terza cosa da fare è attaccare il suo esercito. Mettere la città sotto assedio può essere molto pericoloso. Fallo soltanto se non hai altra alternativa. Per allestire i carri protetti dagli scudi, le armi e l'equipaggiamento servono almeno 3 mesi. Per innalzare le mura di terra davanti alle mura, altri 3 mesi. Se il generale non si sa controllare, è incapace di frenare la propria smania e ordina ai suoi soldati di assediare le mura come uno sciame di formiche, ne farà trucidare un terzo senza conquistare la città. Bravate di questo tipo sono espressioni di stupidità assassina. Chi conosce a fondo l'arte della guerra sa essere vittorioso sull'esercito nemico senza combattere, riesce ad annettere le città senza assediarle e a esautorare lo Stato senza operazioni prolungate. Il tuo scopo principale deve essere quello di conquistare tutto sotto il cielo. In questo modo non dovrai provvedere al sostentamento delle truppe di occupazione e i tuoi guadagni saranno assoluti. Questa è la regola per la strategia dell'assedio. I principi per come far agire le truppe sono questi. Se hai la supremazia numerica, ad esempio 10 contro 1, devi accerchiare il nemico. Se hai la supremazia totale, se sei 5 volte più forte, attaccalo. Se la tua potenza è il doppio della sua, dividiti. Se le forze sono uguali, se puoi, impegna il combattimento. Se sei in inferiorità assoluta, se puoi, ritirati. Se sei in inferiorità assoluta rispetto al nemico, devi riuscire a sfuggirgli. Se ti intestardisci e continui a combattere, sarai catturato, perché per una forza più potente, una forza minore diventa preda desiderata. Il generale è considerato il protettore dello Stato. Se la sua protezione riesce ad includere proprio tutto, lo Stato sarà sicuramente forte. Se è lacunosa, quello Stato non potrà che essere debole. Un sovrano può compromettere il proprio esercito in 3 modi. In primo luogo, quando senza avere una perfetta conoscenza della situazione, ordina alle truppe di avanzare o ritirarsi nelle circostanze sbagliate. Questo vuol dire legare l'esercito. Poi, quando senza nessuna conoscenza dell'arte della guerra, prende il comando dell'esercito. Questo provoca senso di disagio tra gli ufficiali. Il terzo modo è quando, pur senza conoscere l'arte delle manovre, dirige le operazioni militari. Ciò determina incertezza fra le truppe. Se l'esercito non è coeso, i regnanti vicini faranno poca fatica a creare disordini. E infatti si può affermare che un esercito indisciplinato ne conduce alla vittoria un altro.
Ci sono 5 situazioni che possono riuscire a far prevedere una possibile vittoria. Chi è in grado di capire quando è opportuno iniziare una battaglia e quando non lo è affatto, sarà vittorioso. Chi riesce a stabilire quali tipi di forze mettere in campo, contenute oppure massicce, sarà vittorioso. Chi è riuscito a organizzare un esercito coeso, con ufficiali e soldati che combattono uniti per un unico scopo, sarà vittorioso. Chi è cauto e ben addestrato e lascia che il nemico imprudente e poco preparato si esponga per primo, sarà vittorioso. Chi ha a disposizione generali con molta esperienza, non condizionati da funzionari di corte, sarà vittorioso. Questi 5 punti appena illustrati conducono senza ombra di dubbio verso la vittoria. Quindi dico: conosci il nemico come conosci te stesso. Se riuscirai in questo, anche in mezzo a 100 battaglie, non rischierai mai nulla. Se non sai con chi devi combattere, ma conosci soltanto te stesso, le tue possibilità di vittoria saranno uguali alle tue possibilità di sconfitta. Se non conosci te stesso, né tantomeno conosci il tuo nemico, stai sicuro che ogni battaglia sarà per te un'insidia gravissima. Schieramento. Una volta i generali che avevano una buona esperienza principalmente tentavano di diventare invincibili e attaccavano quando sapevano che il nemico era in uno stato non ottimale. L'invincibilità dipende soltanto da noi stessi. La vulnerabilità del nemico dipende soltanto da lui. Perciò in una guerra un buon generale può rendersi invincibile anche se non gli è possibile indurre un nemico a diventare vulnerabile. Per questo si dice che chi conosce l'arte della guerra può prevedere la vittoria, ma non provocarla. L'invincibilità dipende dalla difesa. La possibilità di vittoria dall'attacco. Ci si deve tutelare quando le nostre forze sono inferiori. Si deve aggredire soltanto quando si è certi della propria supremazia. Gli specialisti nell'arte della difesa si nascondono come se fossero sotto i 9 strati della terra. Gli specialisti nell'arte dell'attacco si spostano come se si trovassero in cielo. Così possono proteggersi, assicurandosi la vittoria su tutti i fronti. I 9 strati della terra fanno riferimento a montagne, colline e fiumi. Chiunque riesce a prevedere una vittoria ovvia. Chi ottiene la vittoria in battaglia è considerato da tutti come un generale capace. Ma non è questa la vera abilità. Non c'è bisogno di forza per strappare la pelle d'autunno. Gli occhi non fanno nessuna fatica a distinguere il sole dalla luna. Sentire il rombo del tuono non significa avere un buon udito. Pelle d'autunno è riferito alla pelle del coniglio, che in autunno ha un manto molto leggero. I generali di una volta vincevano senza troppe difficoltà. Perciò le vittorie ottenute dai maestri nell'arte della guerra non si evidenziano né per l'uso della forza né per il coraggio. I loro buoni risultati in guerra non dipendono dalla sorte, perché per vincere basta non commettere errori. Non commettere errori vuol dire predisporsi in maniera di vincere con certezza. Così si piega un nemico già vinto. Quindi un generale abile riesce a provocare situazioni che gli garantiranno la vittoria e non si lascia sfuggire alcuna occasione di mettere il nemico in difficoltà. In questo modo un esercito valoroso ha già vinto prima ancora di iniziare la battaglia. Un esercito con il destino segnato combatte sperando di vincere. Chi conosce bene l'arte della guerra pratica assiduamente il Tao, segue le sue regole ed elabora strategie vittoriose. In questo modo domina sulla confusione. Non dimenticare, gli elementi della strategia militare sono 5.
misurazione dello spazio, valutazione della quantità, calcolo, confronto, probabilità di vittoria. Le misurazioni dello spazio si possono intuire dal territorio. Le valutazioni della quantità si deducono dalle misurazioni. I calcoli della quantità si conoscono dai confronti dei calcoli e la probabilità di vittoria dai confronti. In questo modo, un esercito vittorioso stabilisce un rapporto di 100 contro 1 e un esercito sconfitto quello di 1 contro 100. Allineando le truppe in modo opportuno, un bravo generale è in grado di far combattere i propri uomini come l'acqua trattenuta in un serbatoio montano che, rilasciata di colpo, si riversi verso il basso. Forze. Occuparsi di molte persone oppure di poche è la stessa cosa se l'organizzazione è curata nel modo giusto. Tenere sotto controllo molte o poche persone è la stessa cosa se si è addestrati e si conosce l'arte della segnalazione. Attaccare il nemico senza perdere deriva dall'uso appropriato delle forze frontali e di quelle laterali. Le forze frontali sono le unità impegnate in un normale attacco. Le forze laterali sono parti della milizia impiegate in altro modo: azioni diversive, aggressioni di sorpresa ai fianchi e laterali. Scaglia i tuoi uomini contro il nemico per frantumarlo come una pietra può frantumare le uova. Una forza enorme, scagliata contro il nulla. Il nulla è il punto più debole. Si va all'attacco del nulla con gli schieramenti più avanzati, ma si vince con quelli laterali. Le forze laterali possono essere molto utili se le si sa usare al meglio e si possono utilizzare in tantissimi modi, almeno come il cielo e la terra, in modo inesauribile come lo sono le acque di grandi fiumi che terminano e ricominciano di nuovo. Come il movimento continuo del sole e della luna. Muoiono e risorgono come le stagioni, come le note musicali che sono 5, ma le loro melodie sono talmente tante che non esiste persona al mondo che le abbia sentite tutte. Anche i colori fondamentali non sono che 5, ma possono combinarsi tra loro all'infinito e nessuno può sapere quanti siano. E i sapori pure sono 5, ma le loro combinazioni sono talmente tante che nessuno può dire di averle assaggiate tutte. Le operazioni d'attacco in battaglia sono soltanto 2. L'attacco frontale ordinario e quello laterale di sorpresa. Ma le loro combinazioni sono infinite e nessuno può dire di conoscerle tutte. Queste due forze si generano l'una dall'altra e si influenzano tra loro in modo infinito, come gli anelli concatenati. Chi può decidere e sapere effettivamente dove inizia l'una e finisce l'altra? L'acqua torrenziale scorre tra le rocce grazie alla sua velocità. Il falco in picchiata spacca in due il corpo della preda perché l'attacca nel punto giusto. Allo stesso modo, la velocità di chi conosce bene l'arte della guerra è pari a quella del fulmine e il suo agguato è assolutamente preciso. La sua forza è la stessa della balestra tesa al massimo. La sua tempestività è pari a quella dello scatto del grilletto. Sconquasso e frastuono. La battaglia sembra la rappresentazione del caos, ma non c'è disordine. Le truppe che si muovono ordinatamente non possono essere sconfitte. Quello che sembra disordine, in realtà, è ordine. Ciò che sembra vigliaccheria è coraggio. La debolezza è forza. Commento di Tumu, letterato, poeta, funzionario della corte imperiale, vissuto tra l'803 e l'853 d.C. Vuol dire che, se uno intende simulare disordine per ingannare il nemico,
deve in realtà essere molto ben disciplinato. Soltanto così può fingere confusione. Chi desidera apparire debole per rendere il nemico audace e imprudente, deve essere in realtà fortissimo. Soltanto così può simulare debolezza. Se si vuol fingere vigliaccheria per indurre il nemico ad avanzare con vana baldanza, si deve essere molto coraggiosi. Soltanto così si può simulare timore. Ordine e disordine sono legati alla pianificazione. Valore e vigliaccheria dipendono dalle circostanze. Forza e debolezza sono una conseguenza dello schieramento. Il generale preparato spinge l'avversario a fare la prima mossa e ad assumere un certo schieramento. Attrae il nemico con qualcosa che sembra facile da conquistare e, attirandolo con il miraggio di un piccolo vantaggio, lo aspetta, pronto al combattimento. È per questo che il buon generale pianifica la vittoria analizzando bene la situazione. Non si affida ai subalterni. Decide quali saranno le sue milizie e stabilisce i loro compiti. Chi è in grado di valutare la situazione si serve dei propri uomini in guerra come se fossero tronchi di alberi o pietre da far rotolare. Naturalmente tronchi e pietre non riescono a muoversi su un terreno pianeggiante, ma solo su un terreno inclinato. Se hanno una forma squadrata, rimangono immobili. Se è rotonda, rotolano. Così le risorse che derivano dalle truppe abilmente dirette sono simili alle pietre rotonde che rotolano giù dalla cima delle montagne. Questa è la forza. Forze e debolezze. Solitamente chi arriva per primo al campo di battaglia e attende il nemico è riposato. Chi invece arriva dopo e si impegna all'ultimo momento nella battaglia è affaticato. Per questo il bravo generale non si sposta, ma predispone tutto in modo che sia il nemico a farlo. Non permette che sia lui a dirigerlo. Per spingere l'avversario all'azione, gli si deve far intravedere un possibile vantaggio. Per scoraggiarlo, fargli temere un danno. Quando il tuo avversario nemico è riposato, devi riuscire a stancarlo. Quando sai che ha la pancia piena, devi farlo morire di fame. Quando è tranquillo, devi spingerlo a muoversi. Fatti trovare in posti che lo metteranno a dura prova se vorrà raggiungerti. Muoviti velocemente, dove non si aspetterebbe mai. Puoi impegnarti con la marcia anche per 1000 li senza stancarti, se in quel territorio il tuo nemico non c'è. Per essere sicuro di avere la supremazia sul territorio in cui combatti, prendi di mira un sito che il nemico non difende. Per essere sicuro di mantenere quello che difendi, schierati dove il nemico non può attaccare. L'attacco migliore è quello che non fa capire dove difendersi. La difesa migliore è quella che non fa capire dove attaccare. Spostati velocemente e fai attenzione a non lasciare tracce dietro di te, quasi fossi evanescente, straordinariamente misterioso, invisibile. Sarai padrone della sorte del tuo nemico. L'avanzata inarrestabile si getta nei varchi del nemico. La ritirata inafferrabile è determinata dalla massima velocità. Se desidero ingaggiare battaglia contro un avversario ben difeso, dietro alte mura e profondi fossati, prendo di mira un sito che di sicuro dovrà difendere. In questo modo non potrà evitare di uscire per passare al contrattacco. Se invece non voglio ingaggiare battaglia, imbroglio l'avversario con azioni diversive. Così non mi attaccherà, nemmeno se gli fornissi io stesso le indicazioni su come farlo. Spingi il tuo nemico a schierarsi, ma in contemporanea mantieni le milizie coese. Così le tue forze saranno concentrate e le sue disunite. Se concentro la mia forza mentre il nemico la divide in 10, posso usare tutta la mia potenza per attaccare soltanto una parte della sua. Così manterrò sempre la superiorità di 10 contro 1. Disponendo di più uomini per sconfiggere chi è in inferiorità numerica, potrò diminuire il numero di soldati da mandare sul campo di battaglia. Se il tuo avversario non sa prevedere dove attaccherai, dovrà predisporsi disponendo piccole guarnigioni ovunque. Essendo le guarnigioni isolate, ti basteranno poche truppe.
Un fronte forte significa una retroguardia debole. Una retroguardia debole significa che il fronte è più vulnerabile. Essere forti a sinistra significa essere esposti a destra. Rafforzarsi a destra significa rimanere sguarniti a sinistra. Se poi ci si sparpaglia ovunque, si sarà deboli ovunque. Chi ha pochi uomini deve per forza mettere in atto grandi preparativi di difesa. Chi ha un forte esercito costringe il nemico a prepararsi contro di lui. Se conosci il luogo e il momento della battaglia, le tue truppe potranno marciare anche per mille lì, ma si incontreranno sul punto di ritrovo. Se non conosci né il luogo né il giorno della battaglia, non scordare che il tuo schieramento di sinistra non sarà in grado di aiutare quello di destra, né la destra la sinistra. Il reparto avanzato non riuscirà a proteggere le retroguardie, né le retroguardie potranno sostenere il reparto avanzato anche nel breve spazio di poche decine di lì. Sebbene io sia consapevole che le truppe di UE sono molto numerose, sono molto scettico sul fatto che questa superiorità sia di effettivo vantaggio rispetto al risultato. La superiorità numerica non assicura una vittoria certa. È per questo motivo che sostengo che la vittoria deve essere creata. Se l'avversario ha una superiorità numerica, meglio non impegnarlo. Quindi tenta di prevedere i piani del tuo avversario e focalizzati sui suoi punti forti e deboli. Potrai decidere quale strategia usare per avere successo e quale ti conviene evitare. Disturbalo con rappresaglie a sorpresa. Costringilo a spostarsi e analizza le strategie di cui si serve per far fronte ai tuoi assalti. Intanto, tieni a riposo il grosso delle truppe. Individua le sue posizioni. Così conoscerai il terreno della vita e della morte. Il terreno della vita e della morte equivale al campo di battaglia. Concentra le tue forze su azioni limitate e scopri i punti deboli del tuo nemico, il suo pieno e il suo vuoto. Il tuo schieramento dovrà essere senza forma, così che anche le spie più capaci non riusciranno a scoprire niente e nessuno stratega sarà in grado di mettere a punto un piano che riesca a metterti in difficoltà. Lo schieramento vittorioso non è comprensibile ai più. Dopo la vittoria, il mio schieramento sarà chiaro a tutti. Prima della vittoria, nessuno deve conoscere il tipo di schieramento che impiegherò. Quindi, lo schema che conduce alla vittoria non deve essere noto, deve invece essere nascosto. Non dimenticare, un esercito assomiglia ad un fiume, perché proprio come il fiume, evita i picchi e si precipita nella vallata. Così devo fare con le truppe, evitare il pieno e colpire il vuoto. Come la conformazione del terreno determina il corso del fiume, così il nemico determina la vittoria. Come il fiume non ha corso costante, così la forza non ha forma costante. Chi è in grado di arrivare alla vittoria aggiustando la sua tattica in base alla situazione del nemico, può dire di possedere un'abilità superiore. Dei cinque elementi, nessuno è vincente. Delle quattro stagioni, nessuna dura per sempre. Delle giornate, alcune sono lunghe e altre corte. E la luna prima nasce e poi tramonta. Contro. Quando un esercito decide di attaccare, di solito il generale riceve gli ordini dal sovrano, poi recluta gli uomini tra il popolo per formare le truppe. Fa anche in modo di amalgamare le truppe e poi decide l'accampamento.
Non c'è arte che sia più difficile dello scontro in battaglia. La difficoltà maggiore è fare in modo di avvicinare quello che è lontano e di trasformare le difficoltà in opportunità. Confondi l'avversario adescandolo con un'esca e allungagli la strada. Questo ti permetterà di partire dopo, ma di arrivare in anticipo. Questa è la strategia che fa vicino il lontano. Non dimenticare che il confronto con le armi in pugno presenta vantaggi e svantaggi. Chi, inseguendo un'opportunità vantaggiosa, sposta l'intero esercito, perderà di vista il vantaggio. Chi si impegna in battaglia utilizzando soltanto le truppe leggere, perderà per mancanza di mezzi. Se organizzi i tuoi uomini in fretta e furia e parti con poco equipaggiamento, senza soste per ristorarli, nemmeno la notte, e li fai marciare ininterrottamente per una distanza di 100 li, i tuoi 3 comandanti saranno fatti prigionieri, perché le truppe più forti arriveranno prima, mentre le più deboli arriveranno in ritardo. Solo 1/10 dell'esercito arriverà a destinazione. In un'avanzata forzata di 50 li, il comandante dell'avanguardia cascherà a terra morto o esausto. In questo modo, solo metà dell'esercito arriverà a destinazione. In una marcia forzata di 30 li, arriveranno solamente i 2/3. Un esercito senza equipaggiamento, viveri e denaro sarà perduto. Chi ignora la strategia dell'avversario non potrà concentrarsi con gli alleati. Chi non ha idea delle insidie che si celano nei percorsi attraverso le montagne, le foreste, le gole più adatte agli agguati, l'estensione delle paludi piene d'acqua e di quelle piene di melma, non può essere a capo dell'avanzata di un esercito. Fai perciò in modo di disporre di guide esperte dei luoghi per usufruire dei vantaggi offerti dal terreno. Ricorda, la guerra è basata sull'inganno. Il movimento si fonda sui vantaggi che ne puoi conseguire. La divisione e riunione delle tue truppe si fonda sulla situazione che vuoi determinare. Quando sposti i tuoi uomini, sii veloce come il vento, maestoso come la foresta, avido come il fuoco, incontrollabile come la montagna. Commento di Li Qiwan, esperto di arti marziali e filosofo taoista, vissuto probabilmente nell'arco di anni tra il 618 e 907 d.C. Quando soffia, il vento non lascia traccia e muta direzione inaspettatamente. La maestosità della foresta è data dall'ordine. Il fuoco è avido perché dietro di sé non lascia un filo d'erba. Quando prendi posizione, sii fermo come la montagna. Impenetrabile come la nebbia, fulmineo come il tuono. Ricorda che se ricorri al saccheggio, dividi le tue forze, ma se conquisti, dividi il bottino. Prima di avanzare, analizza la situazione dettagliatamente. Soltanto chi è al corrente dell'arte di colpire di fronte e ai fianchi arriverà a vincere. Questa è l'essenza dello scontro armato. Il libro dell'amministrazione militare afferma: la voce non viene udita in battaglia. Usa tamburi e gong. L'occhio non distingue. Usa bandiere e stendardi. Gong e tamburi, bandiere e stendardi si usano per attrarre l'attenzione. Se le truppe sono unite, l'eroe non può avanzare da solo e il vigliacco non si può nascondere da solo. Questa è l'arte di armonizzare i soldati. Di notte, nei combattimenti notturni, usa torce e tamburi. Di giorno usa stendardi e bandiere. In questo modo comanderai perfettamente la vista e l'udito dei tuoi soldati. Ricorda, un esercito può essere depredato del suo coraggio e a un generale può venire sottratto il suo intelletto. All'alba l'umore è buono, durante il giorno s'abbassa, di sera i pensieri volano a casa. Quindi chi è esperto nell'arte della guerra non affronta il nemico quando sa che il suo morale è alto e lo attacca quando sa che il suo umore è basso o quando è al corrente che i suoi soldati hanno nostalgia di casa. Questo significa avere il controllo del fattore morale.
con ordine affronta il disordine, con calma l'impeto. Questo significa avere il controllo del cuore. Solamente quando ti sentirai garantito e protetto dal territorio in cui ti trovi, attendi il nemico. Attendi in riposo il nemico sfinito, ben nutrito il nemico affamato. Questo significa avere il controllo della forza. Non ti impegnare nella battaglia con un avversario che viene avanti con i gonfaloni bene allineati. Non attaccare formazioni imponenti. Questo significa avere il controllo delle diverse circostanze. Non cimentarti in azioni in cui il nemico è attestato più alto di te. Se l'avversario ha le spalle protette da una collina, non lo attaccare. Quando simula la fuga, non lo seguire. Non attaccare le sue truppe scelte. Evita di cadere nei suoi trabocchetti. Non sbarrargli la strada se sta rientrando a casa. E quando è accerchiato, concedigli una via di fuga. Commento di Tumu, letterato, poeta, funzionario della corte imperiale, vissuto tra l'803 e l853 d.C. Mostragli che ha una possibilità di salvarsi e fagli balenare l'idea che esiste un'alternativa alla morte. Dopodiché, colpiscilo. Non perseguitare un avversario già sfinito. Queste sono le regole dello scontro armato. Variabili. Di solito il generale viene incaricato dal re di informare il popolo e di formare l'esercito. Ci sono 9 fattori non assoluti che variano a seconda delle situazioni. Sono questi. Il primo è non attestarti su un terreno se è difficile. Il secondo, se ti trovi su un terreno dove è facile stabilire collegamenti, stringi alleanze coi confinanti. Il terzo è su un terreno esposto, non attardarti. Il quarto è, se ti attesti su un terreno chiuso, devi avere molte risorse. Un terreno chiuso è un territorio circondato da montagne. Il quinto è, sul terreno della morte, combatti. Il sesto è, riconosci le strade che non si devono seguire. Il settimo è, ci sono eserciti che conviene non attaccare. L'ottavo è, ci sono città che non bisogna assediare e territori che non ci si deve contendere. Il nono è, possono accadere situazioni in cui gli ordini del sovrano non devono essere seguiti. Un generale che ha grande competenza dei vantaggi offerti dai 9 fattori variabili è esperto nell'arte della guerra. Il generale che non comprende quale aiuto possono offrirgli i 9 fattori variabili non sarà in grado di utilizzare il terreno a proprio vantaggio, pur conoscendolo. Nelle guerre, chi non comprende le scelte basate sui 9 fattori variabili non sarà neanche in grado di sfruttare le potenzialità dei suoi uomini, anche se capisce bene le 5 variazioni. Semplificazione del commento di Chalin, vissuto nel periodo compreso tra il 618 e il 907 d.C., alla spiegazione sulle 5 variazioni. Una scorciatoia, se potrebbe nascondere un'insidia, non deve essere percorsa. L'esercito avversario che versi in condizioni talmente gravi da costringere i soldati a combattere fino alla morte, non deve essere attaccato. Una città, anche se isolata e molto attaccabile, se ha rifornimenti alimentari a sufficienza, difensori adeguati, diretti da un buon generale, con ministri saggi e fedeli, capaci di studiare piani che la rendano impenetrabile, non deve essere attaccata. Un territorio che si può espugnare, ma che è difficile da difendere o che si pensa che non renderà un granché, non vale una guerra. Anche se gli ordini del sovrano sono insindacabili, se si pensa che possano interferire nella condotta di una guerra, non devono essere considerati.
Per questi motivi il buon generale, quando decide, deve tener conto delle circostanze favorevoli insieme a quelle sfavorevoli. Tener conto dei vantaggi serve a elaborare i piani. Valutare gli svantaggi serve a evitare guai. La paura di un danno blocca, l'azione sfinisce, la previsione di un vantaggio esorta. Per confondere i nemici, metti in atto azioni di disturbo. Il buon generale sfinisce il nemico tenendolo costantemente sotto pressione. Lo fa andare avanti e indietro, imbrogliandolo con false illusioni. Non sognare di non trovarti mai il nemico di fronte, ma sii pronto ad affrontarlo. Non sognare di non essere attaccato. Invece, fai di tutto per essere inattaccabile. È una regola fondamentale dell'arte della guerra. Il temperamento di un generale può celare insidie pericolose. Sono cinque, eccole. Se disprezza il pericolo, può venire ucciso. Se è eccessivamente attaccato alla vita, sarà fatto sicuramente prigioniero. Se è irascibile, se provocato, si lascerà andare. Se ha un alto senso della morale, sarà sensibile alle maldicenze. Se è sensibile, puoi farlo vivere nel tormento. Se l'indole di un generale è questa, e nei suoi modi sono presenti questi cinque tratti caratteriali, possiamo dire che ha dei difetti, e dal punto di vista militare potrebbero condizionare le operazioni fino a farlo precipitare. La disfatta di un esercito e la morte del generale stesso sono il risultato di tali difetti. Pensaci bene. Spostamenti. Quando decidi la tua posizione e aspetti il tuo avversario, sbarra i passi fra le montagne e occupa le valli. Sistemati su una zona abbastanza alta al sole e dove sia presente una fitta vegetazione. Lanciati all'attacco sempre in discesa, mai in salita. Queste sono regole da osservare nel combattimento in montagna. Se invece c'è un fiume che divide te e il nemico, allontanati dalla riva. Non conviene che il combattimento avvenga in acqua. Sarai avvantaggiato se lascerai attraversare il fiume a metà dai tuoi avversari e poi attaccherai. Non combattere l'avversario nei pressi di un fiume. Scegli una posizione elevata e soleggiata, mai a valle della corrente. Ed è questo che conviene fare in caso di battaglie su territori vicino ai fiumi. Se invece ti trovi in zone allagate, superale rapidamente. Se lo scontro con il nemico è inevitabile, sistemati su un terreno solido, dove ci siano anche alberi, che dovranno essere alle tue spalle. Sull'altopiano, invece, trova un punto vantaggioso. Posizionati con le cime alla tua destra e il campo di battaglia di fronte. Di fronte a te c'è la morte, dietro la vita. Abbi le alture alla tua destra e il campo di battaglia di fronte fa riferimento al modo in cui l'esercito era equipaggiato a quell'epoca. Infatti, il lato destro di un esercito era il più vulnerabile alle frecce, perché lo scudo si portava con la sinistra. E questo è tutto quanto deve essere fatto in caso di battaglia sull'altopiano. Di solito, se queste norme sono seguite nelle quattro situazioni citate, si è avvantaggiati. Utilizzandole, l'imperatore giallo vinse quattro sovrani. Commento di Chang Yu, letterato vissuto probabilmente tra il 960 e il 1079 d.C. L'imperatore giallo fu il primo a scrivere di arte militare. Per questo Sun Tzu lo ricorda. Gli eserciti prediligono i terreni sopraelevati a quelli in basso. Preferiscono la luce del sole e non amano l'ombra. Il bravo generale tiene alla salute delle sue truppe. Un esercito senza malattie è invincibile, così si dice. Nei pressi di terrapieni o colline o dighe o argini, prendi sempre posizione sul lato soleggiato, lasciandoli un po' arretrati e alla tua destra. Sono regole per trasformare la natura in un'alleata che possono avvantaggiare il tuo esercito.
Quando piove molto a monte del fiume e le acque scendono tumultuose, chi vuole guadagnare il corso d'acqua deve attendere che le acque calino. Se ti trovi in zone che presentano ostacoli naturali come torrenti impetuosi, valloni, trappole, strapiombi, strettoie e gole, cerca di attraversarli più velocemente che puoi. Stai alla larga da posti come questi e fai in modo che ci finisca il tuo avversario. Tienili sempre di fronte a te e alle spalle del tuo nemico. Quando lateralmente alle truppe ci sono strettoie pericolose o stagni coperti di erbe acquatiche dai quali spuntano canne e giunchi o foreste dal sottobosco spesso e intricato, devi esplorare il terreno con precauzione, perché questi sono i posti dove normalmente si tendono imboscate e si nascondono spie. Se il tuo avversario è vicino e non si muove e tu sei in una posizione sottostante, vuol dire che lui si trova in una posizione che lo favorisce. Se è distante e ti istiga per farti avanzare e combattere, vuole attirarti in una trappola. Se è posizionato in una zona scoperta e non si nasconde, significa che occupa una posizione che offre un evidente vantaggio. I rami degli alberi si muovono, significa che il nemico sta avanzando. Se nel sottobosco trovi numerose postazioni, ricorda che sono lì per ingannarti. Uccelli che si alzano in volo improvvisamente indicano che il tuo avversario ti sta tendendo un'imboscata. Animali selvatici che fuggono spaventati segnalano che il nemico sta cercando di assalirti di sorpresa. Colonne di polvere che salgono verso il cielo significano che i carri del nemico si avvicinano. Se la polvere invece assume una forma orizzontale, vuol dire che il nemico sta cercando di assalirti di sorpresa. Polvere che si innalza in zone diverse indica che il nemico sta facendo legna per fare fuoco. Tante piccole nuvole di polvere sparse qua e là indicano che il nemico si sta accampando. Se il tuo avversario invia messi per trattare umilmente la resa mentre continua i preparativi di guerra, vuol dire che sta per attaccare. Se gli ambasciatori sono bugiardi e boriosi e il nemico simula l'attacco, vuol dire che prepara la ritirata. Se i messaggeri vengono a fare discorsi ragionevoli, il nemico vuole una tregua. Se gli ambasciatori, senza preavviso, vengono con una proposta di pace, il tuo avversario sta mettendo a punto una trappola. I carri leggeri lasciano la formazione per primi e si posizionano sui fianchi. Vuol dire che il nemico si sta preparando ad attaccare. Le truppe del nemico avanzano schierate e i carri si dispongono come fossero una parata. Significa che quell'esercito sta attendendo rinforzi. Se metà delle forze del nemico avanzano e metà indietreggiano, fai attenzione perché sta cercando di attirarti in un tranello. Se i soldati dell'esercito nemico si appoggiano alle armi, significa che sono affamati. Se coloro che trasportano l'acqua bevono per primi, vuol dire che le truppe soffrono la sete. Se il nemico individua una posizione vantaggiosa, ma non si sposta per conquistarla, vuol dire che è stremato. Uccelli che si raggruppano sul luogo dove è accampato il nemico stanno ad indicare che l'accampamento è vuoto. Un avversario rumoroso anche di notte è un avversario spaventato. Se le truppe del tuo avversario non sono schierate in ordine, significa che non sono comandate da un buon generale. Se le bandiere e gli stendardi del tuo nemico si muovono continuamente, vuol dire che il nemico è in subbuglio. Se gli ufficiali sono di cattivo umore, di certo sono stanchi. Se il nemico uccide i cavalli per sfamare le truppe, ha esaurito i vettovagliamenti. Se le sue truppe non appendono più le pentole sul fuoco, ne ritornano agli acquartieramenti, significa che si stanno preparando ad un'azione disperata. Se i soldati sussurrano tra loro e vengono meno agli ordini, significa che hanno perso la fiducia nel generale. Ricompense troppo frequenti indicano che il generale ha esaurito tutte le sue risorse. Punizioni troppo frequenti indicano invece che il generale è in difficoltà. A quell'epoca le punizioni corporali erano inflitte in base all'entità dell'infrazione ed erano definite
Le cinque mutilazioni punitive. C'erano cinque diversi gradi di punizione. Sfregiatura del viso con marchio infuocato, che identifica la colpa commessa. Taglio del naso. Taglio dei piedi o solo delle dita. Castrazione per gli uomini e carcere a vita per le donne. Morte. La pena avveniva tramite decapitazione, squartamento con i carri, bollitura, messa in salamoia e altro ancora. Gli ufficiali che non trattano bene i propri uomini e allo stesso tempo li temono, non sanno mantenere la disciplina. Se l'esercito nemico ti si para di fronte con l'intenzione di attaccarti, ma non lo fa, né se ne va, sta bene attento e cerca di capire cosa sta accadendo. Avere molti uomini non sempre è un vantaggio in guerra. Ricordati di non muoverti mai soltanto perché ti senti forte per il numero degli uomini. Per sottomettere un nemico, devi valutare te stesso, valutare lui e ottenere il sostegno del popolo. Questo è tutto. Chi senza nessun appoggio e senza nessun piano attacca un nemico senza considerare la sua potenzialità, di sicuro sarà fatto prigioniero. Non castigare mai i tuoi uomini prima di essere certo di avere il loro rispetto. Non ti ubbidiranno più. E le truppe indisciplinate sono difficili da governare. Se le truppe sono leali, ma non vengono castigate quando sbagliano, ugualmente non potrai utilizzarle. Educa i tuoi uomini con preparazione e onestà e uniscili tra loro con le virtù marziali. Ti avvicinerai alla vittoria. La disciplina si ottiene con l'educazione. Truppe ben preparate ti saranno fedeli, diversamente non riuscirai mai a farti ubbidire. Quando i comandanti hanno un'aria affidabile e si fanno ubbidire, i rapporti tra generale ed esercito possono considerarsi soddisfacenti. I comandanti che si impegnano affinché la popolazione goda di benessere sono tenuti in considerazione. Quelli che non si interessano del benessere del popolo sono ignorati. Quando ci sono buoni rapporti tra governanti e sudditi, gli ordini si eseguono più volentieri. Terreno. A seconda del tipo, i diversi terreni possono essere accessibili, a trappola, non risolutivi, limitati, accidentati, aperti. Un terreno che può essere percorso in ogni sua parte senza difficoltà è definito accessibile. In questo terreno sistemati in anticipo al sole e più in alto possibile e tieni conto anche della facilità con cui trasporterai i vettovagliamenti. Sarai avvantaggiato. Un terreno a cui si accede facilmente, che però presenta difficoltà di fuga, è definito a trappola. La sua conformazione facilita l'attacco a un nemico impreparato, ma se il tuo avversario è preparato e non riesci a sottometterlo, non riuscirai a tornare indietro. È lo svantaggio che presentano terreni come questo. Un terreno che presenti problemi di avanzamento sia da parte del tuo esercito, sia da parte di quello del tuo nemico, non è risolutivo. Su questo tipo di territorio, anche se il nemico ti offre un vantaggio, non procedere. Piuttosto indietreggia e fa in modo che metà delle forze nemiche vengano avanti. Poi attacca e vincerai. Un terreno contornato da ostacoli naturali, come ad esempio le montagne, è limitato. Quando occupi per primo un terreno limitato, blocca i passi e poi attendi il nemico. Se invece è il nemico ad essercisi piazzato per primo e ha interrotto le vie d'accesso, non seguirlo. Solo se il nemico non ha già bloccato tutte le strade, puoi seguirlo. Un terreno con molti rilievi e di difficile transitabilità è accidentato. Se lo prendi per primo, posizionati su un'altura soleggiata e attendi il tuo avversario. Se invece è lui ad essersi attestato su un terreno del genere, non attaccare. Torna indietro e inducilo a seguirti. Un terreno che non avvantaggi nessuno in particolare è aperto.
Su questo terreno ingaggiare un combattimento è rischioso e combattere non è vantaggioso. Queste regole sono relative ai 6 diversi tipi di terreno. Un generale deve avere una profonda conoscenza del terreno che deve analizzare con la maggior cura possibile. 6 modi di comportamento delle truppe non possono essere attribuiti a cause naturali. Ammucchiarsi, esitare, disunirsi, disperdersi, essere nel caos, essere sconfitti. Questi comportamenti dipendono da errori del generale. Se l'ardore e il coraggio sono paritari, ma gli uomini sono impiegati in ragione di 10 contro 1, le truppe sono ammassate. Se le truppe sono valorose, ma gli ufficiali sono fiacchi, l'esercito è esitante. Quando gli ufficiali sono forti, ma le truppe sono deboli, l'esercito è disunito. Quando gli ufficiali superiori danno prova di eccessiva irruenza, non riescono a controllarsi e combattono contro il nemico, buttandosi nella mischia senza nessuna strategia, e i generali non sanno prendere nessuna decisione, l'esercito si disperde. Quando il generale ha un carattere poco deciso e per niente autoritario, quando i suoi ordini non sono precisi, quando gli ufficiali e la sua truppa non sono coordinati, quando non considerano l'ordine degli schieramenti, l'esercito è nel caos. Quando un generale non è in grado di comprendere le potenzialità del suo avversario e impegna una piccola forza per affrontarne una grande, o truppe deboli per combattere contro truppe più forti, o delega le sue responsabilità a subalterni, il risultato è la sconfitta. Quando spicca una delle 6 situazioni appena considerate, l'esercito è destinato ad essere battuto. Analizzare la situazione con il massimo scrupolo è il dovere principale del generale. Il tipo di terreno può essere un grande alleato in battaglia, ma è solo il comandante che deve saper valutare l'avversario, calcolare la distanza e considerare i rischi. Sapendo tutto questo, vincerai. Non considerandoli, sarai sconfitto. Se, secondo quanto è scritto nell'arte della guerra, immagini di poter vincere, lanciati nella battaglia anche contro il parere del sovrano. Se in base alle regole dell'arte della guerra pensi che non potrai vincere, non impegnarti in una battaglia, anche se il sovrano è di parere favorevole. Il generale deciso, che non ambisce a farsi notare, che si ritira senza temere il disonore, che agisce sempre per il bene del popolo e del sovrano, può essere considerato il tesoro più prezioso dello Stato. Un generale come questo tiene ai suoi soldati come fossero dei bimbi, ed essi lo seguono anche in fondo al mare. Ha con loro l'identico affetto che ha per i propri figli, ed essi sono pronti a dare spontaneamente la vita per lui. Se un generale non è molto esigente con le sue truppe e contemporaneamente non sa bene come comandarle, se le ama ma non si sa fare obbedire, se i suoi uomini sono indisciplinati e lui non riesce a mantenere l'ordine, si comporta come un padre che trasforma dei figli in ragazzi viziati, e le sue truppe non servono a nulla. Se vedo che le mie truppe hanno la possibilità di colpire il nemico, ma ignorano dove il nemico sia vulnerabile, le mie possibilità di vittoria sono dimezzate. Se vedo che il nemico è vulnerabile all'attacco, ma ignoro se le mie truppe abbiano la possibilità di batterlo, le mie probabilità di vittoria sono dimezzate. Se mi accorgo dove il nemico può essere colpito, e sono consapevole che le mie truppe lo possono fare, ma non riesco a valutare se le caratteristiche del territorio sono svantaggiose, le mie probabilità di vittoria sono dimezzate. Per questo, un bravo generale, quando attacca, non commette errori. Quando attacca, ha risorse illimitate. Per questo si dice: conosci il tuo nemico e conosci te stesso. La tua vittoria non sarà compromessa. Conosci il terreno e il cielo. La tua vittoria sarà totale. Territorio. Secondo le regole dell'arte della guerra, ci sono 9 tipi di territorio: dispersivo, di frontiera, conteso, comunicante, focale,
grave, difficile, circondato e mortale. Quando le formazioni dello stesso Stato si combattono tra loro, questo è un territorio dispersivo. Quando penetri in un paese nemico ma non avanzi, ti trovi su un territorio di frontiera. Un territorio che, se conquistato, sarebbe un bottino vantaggioso sia per te sia per il nemico. È un territorio conteso. Un territorio accessibile allo stesso modo sia per te sia per il nemico. È un territorio comunicante. Quando uno Stato è incluso fra altri tre Stati che vogliono annetterlo, il suo territorio è focale. Chi per primo riuscirà a conquistarlo avrà anche il controllo di tutto sotto il cielo. Un esercito che è riuscito a spingersi fino al cuore di un territorio straniero, lasciandosi alle spalle città e villaggi, si trova su un territorio grave. Chi deve superare montagne, foreste e regioni impervie, tra gole insidiose, paludi, acquitrini o zone dove è difficile marciare, si trova su un territorio difficile. I luoghi che presentano un accesso complicato, un'uscita disagevole, nei quali anche una piccola guarnigione nemica può vincere su una molto più grande, è un territorio circondato. Quel territorio dove la sopravvivenza è legata esclusivamente al combattimento spinto dalla forza della disperazione è un territorio mortale. Perciò, su territorio dispersivo, non combattere. Su terreno di frontiera, non fermarti. Se il nemico occupa un territorio conteso, non attaccare. Su un territorio comunicante, non disperderti. Su un territorio focale, stringi alleanze con gli stati vicini. Su un territorio grave, saccheggia. Su un territorio difficile, procedi più in fretta che puoi. Su un territorio circondato, inventa stratagemmi. Su un territorio mortale, combatti. Se mi trovo su un territorio dispersivo, mi accerterò della risolutezza del mio esercito. Se mi trovo su un territorio di confine, consoliderò i collegamenti fra tutte le mie forze. Se mi trovo su un territorio conteso, farò attenzione che la retroguardia mi sia sempre dietro. Se mi trovo su un territorio comunicante, sarò molto attento a organizzare le mie difese. Se mi trovo su un territorio focale, stringerò alleanze. Se mi trovo su un territorio grave, mi accerterò che i rifornimenti siano continui. Se mi trovo su un territorio difficile, mi sposterò velocemente su quelle strade. Se mi trovo su un territorio circondato, bloccherò tutte le entrate e uscite possibili. Se mi trovo su un territorio mortale, dovrò dire chiaramente a tutti che non c'è alcuna via di scampo, perché l'indole propria dei soldati è quella di sapere resistere quando sono circondati, combattere fino alla morte quando non c'è altra possibilità e obbedire agli ordini senza alcuna riserva quando non c'è speranza. Il buon generale esperto deve studiare con molta attenzione le variazioni tattiche da applicare nei 9 tipi di territorio. I vantaggi che si possono avere dagli spiegamenti a schiere chiuse o distanziate e le considerazioni legate alla natura del terreno. Nell'antichità, chi era ritenuto esperto della guerra era in grado di fare in modo che il nemico non riuscisse a riunire l'avanguardia e la retroguardia e che i suoi schieramenti maggiori e minori si coordinassero, di ostacolare le truppe forti in modo che non fossero di supporto a quelle deboli, ed era in grado di non permettere alle superiori e a quelle minori di sostenersi a vicenda. Un tempo, quando l'esercito avversario si ritirava, gli esperti della guerra incrementavano ogni tipo di situazione che aumentasse la confusione e lo scompiglio tra i nemici. Radunavano le truppe e si spostavano in avanti se pensavano che questo li favorisse, o si bloccavano nel caso prevedessero condizioni pericolose. Se qualcuno mi chiedesse come devo rispondere ad un esercito nemico ben strutturato e sul punto di avanzare, io risponderei: togli loro qualcosa a cui tengono molto e asseconderanno i tuoi desideri.
Alla base della guerra c'è la rapidità. Si deve saper lasciare che l'avversario in difficoltà si avvantaggi e agire arrivando da vie inaspettate, colpendolo dove non ha eretto difese. Le osservazioni principali che devono essere fatte su una forza d'invasione sono le seguenti. Quanto più profondamente ti inoltri in territorio nemico, con tanta maggior forza devi combattere e far sì che i difensori di quel territorio non possano più difendersi. Depreda le campagne fertili per procurare al tuo esercito viveri in abbondanza e accertati che ai tuoi uomini non manchi il cibo. Non disperdere la tua energia senza motivo. Cerca di conservare la tua salute. Risparmia le forze. Raduna le forze. Analizza la situazione e concentrati sui tuoi obiettivi e dai gli ordini al tuo esercito senza svelare completamente quali sono i tuoi piani. Conduci i tuoi soldati su alture senza via d'uscita e andranno incontro alla morte. Pronti a morire, cosa riusciranno a fare? Capita infatti che proprio nelle situazioni disperate le truppe non pensino alla paura e riescono a dare il meglio. Senza via di fuga difendono il terreno coi denti. Impegnati a fondo, si batteranno come leoni. Se non hanno altre possibilità, combatteranno fino all'estremo. In situazioni come queste, i soldati mantengono il massimo dell'attenzione senza bisogno di essere spronati. Reggono la posizione senza necessità di schierarla. Rimangono uniti, senza che si debba dar loro l'ordine. Mantengono la disciplina senza minacce. I miei ufficiali non dispongono di ricchezze eccessive perché non si curano dei beni materiali. Non hanno aspettative di vivere a lungo, ma non perché non amino la vita. Nel momento in cui l'esercito riceve l'ordine di avanzare, le lacrime di chi sta seduto scendono a bagnare il suo colletto. Le lacrime di chi sta disteso corrono lungo le guance. Ma conduci i tuoi soldati in una trappola senza scampo. Dimostreranno il loro valore immortale, come quello di Chuan Chu e di Zhao Kuei. Ricorda, gli uomini più coraggiosi devono essere utilizzati in modo da farli reagire immediatamente, come si fa per il serpente che sta sul monte Qiyang. Quando lo colpisci alla testa, ti attacca con la coda. Quando lo colpisci alla coda, ti attacca con la testa. Quando lo colpisci a metà corpo, testa e coda ti attaccano insieme. Se mi domandassi, ma le truppe sarebbero capaci di reagire immediatamente come la vipera? Io risponderei, sì, perché anche le genti di Wu e Yue, che si odiano fra loro, se fossero costrette a stare insieme su una barca alla deriva nella tempesta, collaborerebbero per la salvezza comune, come la mano destra fa con la sinistra. Mettere le briglie ai cavalli e sotterrare le ruote dei carri non serve a molto. Commento di Tu Mu, letterato, poeta e funzionario imperiale, vissuto tra l'803 e l'853 d.C. I cavalli vengono imbrigliati per mantenere ferma la prima linea. Si interrano le ruote dei carri per immobilizzarli. Mantieni uniti i tuoi soldati. Fai in modo che tra loro ci sia armonia. È il Tao dell'organizzazione. Vinci usando le forze dirette e quelle laterali. Serviti della perfetta conoscenza del territorio. Il buon generale rende il suo esercito un insieme armonico. Così dare gli ordini a molti uomini è come darli ad uno solo, che deve fare ciò che vuoi tu. Essere tranquillo, senza far trasparire emozioni, essere giusto e sicuro di sé, è un dovere per il generale. E sia gli ufficiali che i soldati che comandi non devono essere al corrente della tua strategia. Proibisci la pratica della chiaroveggenza e le attività che hanno a che fare con la superstizione e togli tutti i dubbi al tuo esercito. Fino al momento della morte non penserà più a lasciarti. Metti a punto i tuoi metodi e aggiorna i tuoi piani in segreto in modo che a nessuno sia dato di sapere quali sono.
muta la sistemazione degli accampamenti e serviti di strade secondarie in modo che il tuo avversario non riesca a fare nessuna previsione sulle tue mosse. E poi, quando ha deciso, il generale fa come chi, dopo essere salito, butta via la scala. Fa raggiungere al suo esercito il cuore del territorio nemico e poi fa scattare il grilletto della balestra. Fa bruciare le barche dell'esercito, fa distruggere le attrezzature per il rancio, spinge di qua e di là gli uomini come un gregge di pecore e nessuno riesce a prevedere dove andrà. Il generale organizza i battaglioni e li scorta fra mille pericoli. Questo è il suo ruolo. Considera i vantaggi che presentano i vari tipi di territori, i vantaggi di avanzata e ritirata, le emozioni degli uomini e il loro stato di salute. Se non si conoscono i piani degli stati confinanti, non si possono organizzare alleanze. Se si ignora la conformazione delle montagne, delle foreste, delle gole più pericolose, degli acquitrini e delle paludi, non si può guidare l'avanzata di un esercito. Se non si procede aiutati da guide che conoscono i luoghi, non si potrà essere agevolati dal territorio. Un generale che non conosce anche una sola di queste tre cose non può comandare un esercito. Quando un generale capace attacca uno stato potente, deve fare in modo che gli abitanti non si organizzino. Spaventa il nemico e non gli permette di unirsi agli alleati. Quindi, se non consolidi alleanze e non rafforzi il tuo dominio e non ti spingi oltre le intimidazioni ai nemici, il tuo stato e la tua città si indeboliranno. Compra tra i tuoi avversari i soggetti più di spicco e offri loro ricompense, offerte, regali e promesse. Annienta la fiducia nei suoi ufficiali, spingendo i più eroici di essi a imprese indecorose e vigliacche, e ricordati di divulgarle. Stringi più che puoi patti segreti con i personaggi più equivoci che servono le file dei tuoi avversari. Provoca discordanze nello stato avversario, instilla l'invidia fra i capi, sollecitando la gelosia e il sospetto. Instigali alla disobbedienza. Alimenta il malcontento, creando disguidi relativi all'arrivo dei viveri e delle provvigioni. Discordanze. Con questo termine, Sun Tzu indica l'utilizzo di quella che, ai giorni nostri, potremmo definire guerra psicologica. Sempre secondo Sun Tzu, esistono le sei discordanze che si possono mettere in atto per creare una minaccia alla stabilità sociale. E sono: i plebei che contestano i nobili, i giovani che si pongono al di sopra degli anziani, i parenti lontani che si intromettono fra i parenti vicini, i nuovi amici che si intromettono fra i vecchi amici, i piccoli che soverchiano i grandi, i disonesti che rovinano gli onesti. Per quanto riguarda il termine amici, si fa riferimento a nuove alleanze tra stati che compromettono le vecchie alleanze. Emoziona l'animo dei soldati con la musica. Invia ai nemici giovani donne che li concupiscano. Confonde i soldati in modo che non si trovino quando dovrebbero essere presenti e che siano a riposo quando il loro posto dovrebbe essere in battaglia. Disorienta l'avversario con falsi allarmi e informazioni errate. Fa in modo di guadagnarti la fiducia degli amministratori e i governanti delle province nemiche. E queste sono mosse necessarie da mettere in atto con furbizia e maestria, che servono a creare disordini. Dispensa regali senza temere le usanze comuni. Detta le tue leggi, senza tener conto delle precedenti. Governa l'intero esercito come se fosse un uomo solo. Conducilo con fermezza. Invoglialo con la promessa di guadagni, ma tienigli nascosti i pericoli. Metti i tuoi soldati di fronte al pericolo e se la caveranno. Conducili su un territorio insidioso e sopravviveranno. È nel pericolo estremo che si può rovesciare la sconfitta in vittoria. Ricorda, la complicazione maggiore nelle operazioni militari è adeguare la propria strategia a quella del nemico. Focalizzati sull'avversario e anche da una distanza di mille lì riuscirai a centrare il generale.
Questo significa essere abili nell'arte della guerra. Dichiarata guerra, blocca i valichi, rompi le tavolette, respingi i messaggeri del nemico. Le decisioni di guerra vanno prese soltanto dal quartier generale. Rompi le tavolette deriva da un'usanza dell'epoca. Le amministrazioni locali davano ai viaggiatori di passaggio delle tavolette di legno o terracotta che i guardiani dei passaggi e delle vie d'accesso controllavano. Erano a tutti gli effetti dei lascia passare. Rompere significa che più nessun viaggiatore sarebbe potuto entrare o uscire legalmente dal paese. Se l'avversario ti offre un'occasione di vantaggio, sfruttala immediatamente. Muoviti per primo, impadronendoti per primo di un suo obiettivo. Conoscere l'arte della guerra significa sapere sempre l'esatta situazione del nemico, in modo da poter prendere le decisioni migliori sulle tattiche d'attacco. Quindi all'inizio sii timoroso come una ragazza e ti si spalancheranno le porte. Poi muoviti veloce come la lepre e nessuno riuscirà a starti dietro. Fuoco! Ci sono 5 metodi per attaccare con i proiettili infuocati. Lanciarli contro le persone, i magazzini, gli equipaggiamenti, gli accampamenti e gli arsenali. Per usare il fuoco bisogna avere mezzi adeguati e attendere il clima giusto, secco e ventoso. L'allestimento indispensabile per attaccare col fuoco deve essere sempre pronto e disponibile. Sono 4 i tipi di clima adatti e i giorni più indicati per accendere il fuoco. Clima sta a significare una condizione di caldo torrido. Per giorni si intende quando la luna è in Sagittario o nella costellazione di Alfaraz, nell'ala o nella Croce Bar, in quanto sono questi i giorni più ventosi. Ricorda, quando si aggredisce con il fuoco, si deve essere pronti a rispondere al cambiamento delle situazioni. Quando il fuoco irrompe nel campo nemico, disponi all'istante la tua azione dall'esterno del campo. Se però accade che l'esercito avversario non si disperda, non attaccare, ma aspetta il momento migliore. Quando il fuoco si innalza fino all'altezza massima, se ti è possibile, attacca. Oppure lascia stare. Commento di Tumu, vissuto tra l'803 e l853 d.C., letterato e funzionario imperiale. In genere si attacca col fuoco non per affidare alle fiamme il compito di distruggere, ma per gettare scompiglio nel nemico prima di andare all'assalto. Perciò, quando le fiamme sono alte, attacca. Ma se il fuoco è stato domato e il nemico si è ricomposto, il vantaggio nell'attacco è perso. Se provochi un incendio fuori del campo nemico, non attendere che le fiamme raggiungano l'accampamento. L'incendio ci deve essere nel tempo opportuno. Se il fuoco brucia con energia sopra vento, non attaccare sotto vento. Se il vento soffia durante il giorno, nella notte si placherà. Ricorda, l'esercito deve sapere quali situazioni scaturiscano in seguito ai 5 sistemi diversi d'attacco col fuoco e sapere sfruttare l'occasione opportuna. Chi adopera il fuoco per potenziare i suoi attacchi è intelligente. Chi adopera le alluvioni è potente. L'acqua può tagliare fuori un nemico, ma non distruggerlo. Commento di Chang Yu, letterato vissuto probabilmente fra il 960 e il 1079 d.C. L'impiego intelligente del fuoco facilita l'attacco. L'acqua divide il nemico. E tu sei più forte di un nemico diviso. Non dimenticare che vincere le battaglie e raggiungere i propri obiettivi militari, ma tralasciare di sfruttarne i risultati, è un fatto molto grave. Una disastrosa trascuratezza. Non destinare lauti premi dopo una battaglia vinta o un assedio portato a termine con successo dà una cattiva impressione. Sarai giudicato un avaro. È per questo che si dice: i sovrani illuminati decidono la guerra e i buoni generali ne realizzano i piani.
opera solamente per agevolare lo Stato. Se non hai la certezza di farcela, non impiegare uomini. Se non sei in pericolo, non combattere. Un sovrano non può dichiarare guerra soltanto per un litigio, né un generale può comandare una battaglia soltanto perché spinto dall'ira. Infatti, mentre un uomo arrabbiato può riconquistare la tranquillità e un uomo offeso si può rasserenare, uno stato distrutto non può essere ricomposto, così come i morti non possono resuscitare. Il sovrano saggio è quindi accorto e il generale capace lo avvisa del rischio di intraprendere azioni spericolate. Così lo Stato è sicuro e l'esercito evita delle perdite di uomini. Spie. Ricorda, quando si muove un esercito di 100.000 unità per farlo combattere a 1.000 lì dallo Stato, le spese che gravano sul popolo, costituite dagli esborsi dell'erario, sono pari a 1.000 pezzi d'oro al giorno. Possono servire anni di guerra per un giorno di vittoria. Questo provocherà una grande ansia, sia interna che esterna. Il popolo sarà snervato dalle tasse e l'economia di 700.000 famiglie andrà a catafascio. Per 100.000 uomini e 700.000 famiglie si intende un modo di dire dell'antichità. 8 famiglie costituivano una comunità di contadini. Quando un membro valido di una di queste famiglie era arruolato nell'esercito, le restanti 7 dovevano lavorare per sostentare la famiglia dell'assente. Non fare in modo di avere informazioni sull'avversario e combattere per anni per non pagare agenti segreti astuti è quindi una presa di posizione che non aiuta il popolo. È infamante per un generale, considerato un saggio consigliere del sovrano, nonché un combattente valoroso. Infatti, quello che permette ad un regnante equilibrato e a un buon generale di conquistare il nemico e ottenere traguardi straordinari è la capacità di previsione. Ma la capacità di previsione non è un regalo di Dio, e tantomeno si ottiene dalle divinazioni, né con la logica o i calcoli. Si ottiene servendosi di uomini che ci informano sulla situazione del nemico. Per questo ci sono 5 tipi di spie: l'agente locale, l'agente infiltrato, l'agente doppio, l'agente sacrificato e l'agente sopravvissuto. Se queste 5 categorie di spie cooperano, rimanendo nell'ombra, formano la rete divina e sono il vero tesoro di un sovrano. Gli agenti locali sono ingaggiati nel territorio del nemico. Gli agenti infiltrati sono ingaggiati tra i funzionari del nemico. Gli agenti doppi sono spie nemiche reclutate da noi. Gli agenti sacrificati sono spie delle nostre forze che trasmettono informazioni false tra le spie nemiche. Le spie che diffondono false informazioni sono spie a cui vengono trasmesse consapevolmente false informazioni e poi inviate in missione e fatte cadere in mano al nemico. Quando queste spie, alla fine, riveleranno ciò che sanno, daranno al nemico, senza saperlo, delle false informazioni che saranno certamente prese per vere. Gli agenti che riusciranno a sopravvivere sono quelli che riescono a tornare nelle proprie guarnigioni con informazioni importanti. Tornare indietro recando informazioni è riferito ad alcune persone vicino al nemico che fa parte dei livelli più alti dello Stato Maggiore. Appena costoro vengono a conoscenza di notizie importanti, si precipitano a riferire le loro scoperte, anche a costo di morire, perché è quella la fine che farebbero se venissero scoperti dai loro stessi compagni. Fra tutti quegli uomini che nell'esercito hanno incarichi vicino al comandante, nessuno gli è più vicino dell'agente segreto. Fra tutti i doni, i più preziosi sono quelli destinati alla spia. Non c'è nulla di più riservato di quanto concerne le operazioni segrete. Colui che è accorto e arguto, umano e giusto, non riesce a servirsi al meglio della spia. E da spie con poco intelletto non si ottengono informazioni utili. Arte difficile, davvero difficile. Non c'è ambito in cui lo spionaggio non sia adoperato. Se i progetti che hanno per oggetto le operazioni segrete sono svelati,
La gente che non ha mantenuto il segreto si è condannato a morte da solo, insieme a tutti gli altri uomini con cui si è confidato. Se ci sono eserciti che vuoi sconfiggere, città che vuoi conquistare, nemici che desideri assassinare, devi prima conoscere l'identità dei comandanti, degli ufficiali di Stato Maggiore, degli alleati che vigilano agli ingressi. È un lavoro delle spie fornirti informazioni ricche di particolari su ogni cosa. Devi capire quali sono gli agenti nemici infiltrati e cercare di comprarli perché passino al tuo servizio. Dai loro indicazioni opportune e controlla come si muovono. È così che si ingaggiano e poi si utilizzano gli agenti doppi. È solamente tramite gli agenti doppi, le loro informazioni e con i loro suggerimenti che gli agenti locali e gli agenti infiltrati vengono reclutati e impiegati. È sempre tramite l'agente doppio che l'agente sacrificato, fornito di false informazioni, viene inviato al nemico per fargliele conoscere. È ancora per mezzo dell'agente doppio che si possono utilizzare al momento opportuno gli agenti sopravvissuti. Il comandante deve essere al corrente in modo approfondito delle attività di questi cinque tipi di agenti. Questo avviene grazie agli agenti doppi. Per questa ragione deve trattarli con massima generosità. Nell'antichità, lo sviluppo di Yin fu dovuto ai Qi, che aveva prima servito nel Xia. Chu conquistò il potere grazie a Lu Wangyu, un funzionario di Yin. Commento di Chang Yu, letterato vissuto probabilmente tra il 960 e il 1079 d.C. Yi Qi era un ministro di Xia, che passò a Yin. Lu Wangyu era un ministro di Yin, che passò a Chu. Quindi, solamente un sovrano intelligente e un buon generale in grado di utilizzare per le missioni segrete gli uomini più intelligenti possono essere sicuri del successo. In guerra le missioni segrete sono essenziali. Prima di fare qualsiasi mossa, ci si deve basare su di esse.